GSA di lunedì 18 aprile. La Ferrazzano querela De Luca, non insinui una mia contiguità con la Camorra. Il mio legale di fiducia ha già provveduto a stilare l'atto di querela nei confronti del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, per le ripetute dichiarazioni diffamatorie che adombrano una mia presunta contiguità con ambienti camorristici, rende noto la candidata a sindaco della PDL a Salerno. Abusivismo edilizio, sequestrato villaggio turistico da 4 milioni di euro a San Marco di Castellabate. Dei feriti a piede libero, committente, direttore ed esecutore dei lavori all'interno della struttura ricettiva, che era destinata ad ospitare 24 unità abitative. Articoli sportivi contraffatti, 400.000 euro di materiale sequestrato a Pagani, 20.000 pezzi recanti loghi e marchi di noti club calcistici non originali sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Nocera Inferiore in un opificio paganese, l'illecita produzione e l'azienda sono state sequestrate. Preso con 50 grammi di cocaina, in manette 35enne salernitano. L'uomo fermato dai carabinieri a Monte Corvino Pugliano è stato trovato in possesso di 2 grammi di droga. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 54 grammi. Americani e tedeschi a lezione di raccolta differenziata a Baronissi. Il centro Nino si prepara a trasferire il suo know-how della raccolta differenziata in America e Germania, a proporre i rappresentanti consolari delle due nazioni nel corso della visita allo stand del comune allestito alla mostra d'oltremare. Sport e cultura ad Agropoli col torneo internazionale di calcio giovanile. Prenderà il via giovedì presso lo stadio Guariglia l'evento giunto alla 33esima edizione. Oltre all'aspetto calcistico ed agonistico è una vetrina internazionale per la città e il Cilento. Il commento del sindaco Alfieri. Gli alunni delle elementari di Baronissi vincono il concorso nazionale dei gruppi corali. Grande soddisfazione espressa dal sindaco Giovanni Moscatiello alla dirigente Antonietta Cembalo, alle insegnanti Maria Amato e Maria Grazia Pastore per l'impegno profuso e per i risultati raggiunti. La Simer sconfitta a Messina si concentra sui play-out. I ragazzi di Coach Cantermi sono stati superati dall'Amatori Messina con il punteggio di 93 a 52. La squadra biancarancia ha cercato comunque di concludere in maniera positiva la propria stagione. Le atmosfere di Karima al modo jazz, un fuori programma che si preannuncia un successo, si muove su queste premesse il concerto che stasera porterà sul palco del Modo Jazz Club di Salerno la grande voce dell'artista che ha colorato l'edizione 2006 di Amici di Maria De Filippi. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.